Ciao ragazzi, benvenuti all'interno di questo nuovo video. In questo video voglio parlarvi di quelle che sono le tre chiavi del successo per quanto riguarda l'esperienza che in questi anni ho avuto direttamente sul mercato e vorrei condividerle con voi. Se gli argomenti di questo canale, quindi il tema aste giudiziarie, il tema stralci, il tema crediti, è di vostro interesse e di tuo interesse in questo caso, ti invito a iscriverti al canale. Cliccare anche sulla campanella qui in basso in modo tale da poter ricevere quelle che sono le notifiche sui nuovi video che usciranno prossimamente. Se hai anche dei commenti, lasciali. Se stai vedendo questo video su Facebook, ti invito a lasciare un like. Questo serve a Google, a YouTube, a Facebook per l'algoritmo per cercare di capire anche quelli che possono essere i tuoi interessi per avvisarti su quelli che sono poi i suggerimenti più adatti a te. Allora, in questo video voglio parlarvi un po' di quelle che sono anche oltre alle tre chiavi che vedremo durante il video, che vi spiegherò alla fine di questo video se rimarrete con me. Voglio anche parlarvi un po' di quello che c'è prima di arrivare a queste tre chiavi del successo, cioè le paure, l'ansia e tutto quello che può essere uno stato d'animo di una persona quando si approccia a questo mercato. Durante questi anni, sia per quanto riguarda me stesso, per le prime partecipazioni che ho fatto anni addietro, e sia per quanto riguarda l'aiutare i clienti, i primi clienti che sono arrivati un bel po' di anni fa con le mie prime consulenze, ma anche successivamente, una delle cose che accomuna chi partecipa all'asta giudiziaria è l'ansia. L'ansia da ottenimento del risultato, l'ansia da prestazione, in questo caso nei confronti dell'asta. Molto spesso io ho notato che capita di avere dei concorrenti, per esempio nell'asta giudiziaria, vi capiterà se partecipate all'asta, di persone in qualche modo sprovvedute che si buttano a capofitto nell'asta e si ritrovano il giorno dell'asta ad avere questa sorta di ansia. Un'ansia da voler ottenere per forza il bene per il quale stanno partecipando, senza rendersi conto che a volte quest'ansia, anzi io direi molto spesso quest'ansia, può portare a commettere degli errori, per esempio a sforare quelli che poi sono i reali parametri entro il quale un soggetto, per esempio così come facciamo e suggeriamo ai nostri clienti quando li seguiamo nelle consulenze, un certo limite entro il quale non, oltre il quale non deve sfociare. È chiaro che l'ansia fa parte dell'essere umano, ma vedremo più avanti nel video con le tre chiavi del successo come si può evitare tutto questo. Un'altra chiave di lettura che ho visto durante questi anni è la paura di non potercela fare ad aggiudicarsi bene, la paura di perdere soldi, la paura di sbagliare, la paura di comprare qualcosa che non è ciò che si aspetta, che ci si aspetta. Sono paure giuste, fondate, ma sono fondate nell'inconscio di ognuno di noi, perché dovete pensare a una cosa, che se fate un lavoro a monte, queste paure, queste ansie possono sicuramente essere scavalcate, sorpassate, abbattute, perché si sa realmente dove si sta andando, quale sarà la strada, quale sarà la direzione, quale sarà il risultato e in che modo lo si affronterà. Un altro aspetto che lega lo stato d'animo dell'essere umano quando partecipa all'asta è quello dell'incertezza, per esempio l'incertezza di non sapere cosa si sta realmente affrontando. Questo poi sfocia in ansia, sfocia in paura, l'incertezza di non essere coscienti del fatto che successivamente alla partecipazione all'asta ci sono degli obblighi, ci sono dei doveri da rispettare. L'incertezza che avvolge alcuni, io direi anzi molti partecipanti all'asta giudiziaria sul fatto che non si sa chiaramente se i modelli che si compilano per poter partecipare, i documenti che si preparano ad hoc, così come facciamo con i nostri clienti, su misura, non quelli standard, che generalmente si possono trovare, noi facciamo quelli personalizzati, li facciamo su misura, proprio per cercare di evitare, per esempio, di essere scartati durante la partecipazione all'asta, anzi prima della partecipazione all'asta. E quindi l'incertezza di come andrà, che cosa succederà prima, durante e dopo, è uno degli aspetti che io ho ritrovato in questi anni quando le persone decidono di partecipare a un'asta giudiziaria, sia immobiliare sia mobiliare.
Però è vero che per sconfiggere l'ansia, la paura, l'incertezza, l'insicurezza, tutto quello che è e fa parte dello stato d'animo delle persone, dell'essere umano, a prescindere dal fatto che un soggetto può essere esperto o meno esperto rispetto ad un altro, ci sono delle chiavi di lettura, delle chiavi di successo che tutte le persone, io invito voi anche a seguire prima di partecipare ad un'asta giudiziaria. E adesso le vediamo insieme. Innanzitutto, la prima chiave di successo quando si vuole, per esempio, comprare un immobile è la zona. La zona è fondamentale per quale motivo? Perché prima di doversi impegnare per acquistare, per esempio, una casa, è importante capire qual è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di rivendita, è quello di andarci a vivere, è quello di metterlo in fitto per uso turistico. Dovete capire tutti questi aspetti qui. E quindi è molto importante capire la zona. Se è una zona dove avete intenzione di andare a vivere per i prossimi anni, chiaramente avete bisogno di capire che cosa circonda la zona nel quale volete eventualmente andare ad abitare. Ci sono delle scuole, ci sono dei negozi commerciali, c'è un certo tipo di movida, è una zona più tranquilla, residenziale, ci sono dei piani urbanistici di sviluppo, oppure la zona è in fase di discesa per quanto riguarda l'urbanizzazione geolocalizzata lì, quindi non è una zona ben curata, è una zona dove c'è o ci può essere un traffico di criminalità, e quindi questi sono aspetti molto importanti da valutare. Dovete anche valutare appunto qual è lo sviluppo di tutto quello che c'è intorno. Ci sono delle strategie che io utilizzo, sempre utilizzato e utilizzo e metto a disposizione dei nostri clienti, che è quello come andare a fare prima un sopralluogo, cercare di conoscere bene la zona anche chiedendo informazioni a chi ci sta intorno, può essere un bar, ci sono tanti modi per poter ottenere delle informazioni. E io personalmente, così come per quanto riguarda me o i miei clienti, ma anche il mio team, insegno, e tutti gli studenti che ci sono all'interno dei nostri corsi imparano queste tecniche, perché è molto importante sondare il terreno prima di effettuare analisi successive. Le analisi successive riguardano per esempio il business plan. Questa è la seconda chiave del successo. Dopo la zona c'è il business plan. Una volta che abbiamo individuato la zona, ci sembra una zona giusta per le esigenze che ognuno di voi ha, chiaramente il business plan gioca un ruolo cruciale. Questo è il secondo pilastro prima di costruire quello che è la casa di quella che poi sarà la partecipazione. Il business plan è un pilastro fondamentale, quindi dovete progettarlo, e per progettarlo all'interno dovete includere una serie di fattori: le tasse, i costi per quanto riguarda il tribunale, se ci sono costi per esempio di trasporto nel momento in cui parliamo di aste mobiliari, perché dovete chiaramente spostare quel bene entro una certa data, quindi sono dei costi aggiuntivi. Io ricordo quando ho partecipato per esempio ad aste dove per clienti c'erano automobili, attrezzature, o addirittura la mia prima asta che racconto all'interno del mio libro Asta Giudiziaria per chi parte da zero, che trovate su Amazon, vi racconto quello che è accaduto nella mia prima asta con una cucina. Lì per esempio io là non avevo calcolato per mia esperienza il costo di trasporto della cucina. Fortunatamente poi trovai un modo per poter evitare il carico di questo costo che racconto all'interno del libro, ma è chiaro che questo è un costo che va previsto. Se dovete mettere l'immobile per esempio invece come uso turistico a reddito, è chiaro che dovete mettere nel business plan i costi per l'arredamento. Dovete valutare durante il sopralluogo i costi di ristrutturazione, se ci sono da fare. Per esempio, se l'immobile è vecchio di 30 anni, probabilmente ci sono da fare gli impianti. Se per esempio nell'immobile che state comprando c'è un piano condominiale che prevede la ristrutturazione, per esempio delle facciate, da qui a un anno, qualche mese o due anni, quello è un costo che dovete mettere nel business plan. Se invece volete fare trading immobiliare, quindi volete comprare e rivendere, dovete capire chiaramente con la zona a chi è rivolto questo tipo di immobile, e nel business plan dovete capire quali sono i costi
o le agevolazioni, per esempio fiscali, che non riuscirete ad ottenere se, per esempio, rivendete quell'immobile entro un certo tot di anni, per esempio 5 anni. Potete calcolare questi costi, per esempio, in base a quello che è l'obiettivo che volete raggiungere. Quindi se volete metterlo a reddito, se volete fare trading, se volete andarci a vivere, il business plan è fondamentale. Un altro costo che potete mettere nel business plan è l'home staging, nel momento in cui volete rivendere l'immobile. Però è chiaro che dovete poi aggiungerci, come vi ho detto, anche i costi per quanto riguarda le agevolazioni che poi non avete. La terza chiave per un successo in asta giudiziaria, che è il terzo pilastro di quello che poi sarà la casa che andrete a costruire, la casa io intendo come operazione chiaramente, è quella dei soldi. I soldi giocano un ruolo importante, perché all'asta innanzitutto non si può comprare senza soldi. In realtà nessuna operazione immobiliare si può comprare senza soldi, e io invito tutti coloro che sentono dire che si possono comprare case con zero soldi, senza soldi, sono tutte fesserie, perché non è assolutamente possibile. È nel mercato tradizionale, con le agenzie o con i privati, e con il tribunale, quindi con le aste, gli stralci, le case senza soldi non si comprano. Al massimo si possono fare operazioni con soldi terzi senza i vostri soldi, ma è un altro discorso. Quindi non fatevi prendere in giro da chi dice queste cose qua, anzi diffidate, anzi io inviterei a scrivere dei commenti sotto questi video cercando di denigrare e far rendere conto a chi non se ne accorge che queste sono solamente menzogne. Venendo a noi, per quanto riguarda i soldi, sono un aspetto molto importante, perché dovete capire, pure anche del vostro business plan, quindi come vedete tutto è collegato l'uno con l'altro, come una catena, degli anelli. Dovete capire se avete bisogno di un mutuo, a che tasso, dovete capire se state facendo un'operazione appunto con soldi di altri, quindi se volete fare trading, ma trading immobiliare, cioè prendere e rivendere l'immobile con soldi di altri, che vuol dire che vi aggiudicate l'immobile ma poi lo rivendete con delle strategie che utilizziamo, per esempio, per poter comprare l'immobile all'asta con soldi di altri, ma in realtà noi ci aggiudichiamo l'immobile però poi lo cediamo. Sono tecniche un po' più raffinate che non sto a spiegare in questo video, ma dovete capire l'operazione che state facendo, quindi soldi vostri, soldi di altri, mutuo, c'è un prestito, qual è il tasso, come trovate i soldi, dove li trovate, qual è il tempo di restituzione di questo denaro. Sono tutti aspetti importanti correlati agli altri due punti chiave. Quindi questi sono i tre punti, ricordatevi sempre: il punto numero uno, la prima chiave per ottenere un ottimo successo all'asta giudiziaria, è quello della zona. Secondo punto fondamentale, la seconda chiave, è quella del business plan. E terzo, i soldi. Se questo video vi è stato utile, io vi invito a condividerlo sui vostri canali social, sul vostro Facebook, su LinkedIn, su eventualmente Twitter, se avete Twitter, e vi invito a lasciare un commento, quindi se avete delle domande, se avete qualcosa da aggiungere a quello che vi ho detto, rendetevi partecipi in modo tale che io poi possa prendere anche spunto per altri video che possono esservi utili. Lasciate un like a questo video, attivate la campanella per essere avvisati sulle prossime uscite, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!